Ed eccoci al nostro appuntamento con le meraviglie della Tunisia nascosta. Oggi ci troviamo a Sidi Mekreg, mare stupendo, natura contaminata e una piccola gioiosa comunità all'interno della quale Imed Abbassi ha deciso di dar vita a questo eccezionale progetto di ecoturismo che attira milioni di turisti da tutto il mondo per esplorare il più bel fondale marino del Mediterraneo. Tutto molto bello, ma c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe. E quindi aiutiamoli a casa loro. Aiutiamoli a casa loro. Bisogna di fare di più, c'è bisogno di più accoglienza. Ui, carissimi! Je pense moi! Mes amis, l'aperitif, offerto da moi a casa loro. Che spettacolo! I sogni a volte diventano realtà, qui, a casa loro. Ok, abbiamo scherzato, ma la cooperazione è impegno, condivisione, fatica, scambio e professionalità, tutti elementi fondamentali per realizzare progetti come Startup Tunisie. Il dialogo e la collaborazione con le istituzioni locali e i partner tunisini, lo scambio di buone prassi e la valorizzazione delle reciproche conoscenze, il coinvolgimento della popolazione e una capillare conoscenza del nord-ovest tunisino sono questi gli ingredienti grazie ai quali è stato possibile sostenere le 30 imprese del progetto, creando nuovi posti di lavoro, ma soprattutto nuove prospettive, proprio lì dove è più forte la necessità di ridare speranza ai giovani e alle giovani di questo meraviglioso paese.